Buongiorno e benvenuti al caffè. Oggi parleremo di gare automobilistiche, ma non delle solite noiose gare automobilistiche che siete abituati a vedere in televisione, bensì di una gara come si deve, unica nel suo genere, in cui i piloti non sono stati veri piloti professionisti, ma ricercatori e scienziati che hanno pilotato le automobili a distanza dal loro laboratorio. Eh sì, perché si trattava di automobili nanomolecolari, grandi cioè un milionesimo di millimetro. Scopritelo in questo video. Ben ritrovati, parliamo oggi allora della Nano Car Race, cioè della gara di nanomacchine che si è svolta il 28 aprile del 2017 a Tolosa, in Francia. Vi hanno preso parte sei team internazionali provenienti da tutto il mondo che hanno controllato le loro nanomacchine, stando comodamente seduti nei loro laboratori a distanza, ciascuno nel proprio paese. Ma leggiamo subito la classifica finale dei team. Al primo posto troviamo a pari merito il Nano Car Team e lo Swiss Nano Dragster. Il Nano Car Team è nato da una collaborazione dell'Università di Rice in America e dell'Università di Graz in Austria. Hanno percorso in 29 ore 433 nanometri. Il team svizzero, invece, con sede a Basilea, ha percorso 133 nanometri in 6 ore e mezzo. Troviamo poi al terzo posto l'Ohio Bobcat Nanowagon Team, che hanno percorso 43 nanometri in 6 ore e mezza, ma hanno vinto anche il premio Texan per la nanomacchina più grande. Quindi al quarto posto il Nano Windmill Company dell'Università Tecnica di Dresda, guidata da una ricercatrice italiana, hanno percorso 11 nanometri e hanno vinto anche il premio Perseveranza. Infine, non si sono classificati, purtroppo, il Nanomobile Club del gruppo francese del Centro Nazionale di Ricerca, che giocavano in casa, ma hanno vinto il premio per la auto più bella, e il Nims Mana Nanocar Team del Giappone, del gruppo di ricerca del Nims Mana, che hanno percorso un solo nanometro, ma hanno vinto il premio Fair Play. Pensate addirittura che queste nanomacchine sono state sponsorizzate, alcune di queste, da vere e proprie compagnie automobilistiche. Il gruppo tedesco, infatti, è stato sponsorizzato dalla Volkswagen, la Peugeot ha sponsorizzato il gruppo francese e la Toyota quello giapponese. Questa gara detiene anche numerosi record. Si tratta infatti della gara più piccola, sia per le automobili in gara, ovviamente, che per le distanze percorse. Parliamo infatti di poche centinaia di milionesimo di millimetro. Ma anche della gara più lenta, perché pensate, il team vincitore ha avuto una velocità media di 35 nanometri all'ora. Ovvero, rapportata per esempio a una Formula 1, questo corrisponderebbe a una velocità di 0,37 km orari circa. Un po' come se voi spingeste la vostra automobile anziché guidarla. Ma è anche stata la gara più vuota ad una pressione di 10 alla meno 13 atmosfere e la gara più fredda a meno 268 gradi centigradi, ovvero 5 Kelvin. Per fortuna che non avevano piloti così piccoli da guidare fisicamente queste automobili, altrimenti non sarebbero sopravvissuti, per ovvi motivi. Ma veniamo ora alle regole che erano state date. La durata massima era di 48 ore. Si potevano controllare solamente 4 automobili alla volta, quindi bisognava fare a turno. Il percorso doveva essere costituito da 5 atomi almeno, distanti al massimo 4 nanometri l'uno dall'altro, in cui le automobili dovevano effettuare uno slalom fra di essi. Poi dovevano essere presenti altri 2 atomi a delimitare la linea della partenza e 2 atomi a delimitare la linea del traguardo. Questo doveva essere fatto su una superficie di oro 111. Inoltre, i veicoli dovevano essere costituiti da almeno 100 atomi e preferibilmente dotati di 4 ruote. Questo non era obbligatorio perché per muovere delle molecole in realtà non è così necessario avere le ruote. E la propulsione non poteva essere meccanica, quindi non si poteva spingere fisicamente, un po' come fanno i bambini con il dito, le automobili, ma bisognava utilizzare uno di questi metodi di propulsione, ovvero o una propulsione elettrica, sfruttando le proprietà dell'effetto tunnel, come poi vedremo, o utilizzando la luce o effetti nanomagnetici. Ebbene, questa gara si è svolta utilizzando un STM, o Scanning Tunneling Microscope, inventato nel 1981 da Binning e Rohrer, ricercatori presso l'IBM, e che gli valse il Nobel nel 1986. Il microscopio elettronico a effetto tunnel è un microscopio costituito da una punta
metallica, forma piramidale, che è in grado di, essendo di materiale conduttore, è in grado di inviare elettroni che per effetto tunnel possono attraversare il vuoto e giungere un materiale sottostante, se conduttore. Quindi gli elettroni saltano dalla punta al materiale conduttore. Con questo modo è possibile visualizzare la superficie del materiale, tutto quello che c'è sopra, quindi anche vedere le automobili, come in questo caso le automobili molecolari. In particolare la risoluzione che avevano in questo caso era di 2 picometri, ovvero 2 millesimi di miliardesimo di metro o 2 miliardesimi di millimetro. Ma l'STM poteva essere anche utilizzato proprio per muovere le automobili, inviando una corrente elettrica e quindi eccitando le molecole e facendole muovere. La prima nanocar in realtà è stata sviluppata nel 2005 alla Rice University negli Stati Uniti dal gruppo del professor James Tour. Era dotata da una struttura centrale con una forma ad H e poi da 4 ruote che erano in realtà dei fullereni, ovvero delle molecole a forma di pallone costituite da atomi di carbonio. Queste erano attaccate al corpo principale dell'automobile solo attraverso da legami idrogeno, e quando la temperatura veniva alzata a 200 gradi centigradi, per via della temperatura i fullereni ruotavano attorno a questo singolo legame idrogeno che lo collegava al corpo centrale e l'automobile si muoveva. In questo modo però si muoveva in modo non controllato, a differenza di quello che invece doveva essere fatto nella nanocar race. Si trattava in particolare di una propulsione, quindi dovuta alla temperatura, una propulsione termica, non una propulsione elettrica come è stata utilizzata nella nanocar race. Tuttavia questa gara non è solamente uno sfizio di ricercatori o scienziati annoiati, bensì segna una data storica e un evento molto importante anche a livello di ricerca e sviluppo scientifico, tant'è vero che negli anni precedenti a questa gara sono state necessarie numerose pubblicazioni scientifiche anche importanti per disegnare, costruire queste nanomacchine molecolari e spostarle in modo controllato ed efficiente. Questo è solamente la punta dell'iceberg delle nanotecnologie, nate nel 1959 da un'intuizione, per così dire, di Richard Feynman, fisico americano che vinse anche il premio Nobel, e le applicazioni oramai sono numerosissime. Sentiamo infatti spesso parlare di grafene, di nanotecnologie, ma un altro esempio oltre alle nanomacchine sono i nanoascensori o nanolift, costituiti da molecole in grado di spostarsi in su e in giù in modo controllato rispetto ad un corpo centrale che le sostiene. E in futuro le applicazioni di queste tecnologie saranno numerosissime, anche nei dispositivi elettronici, ad esempio. In realtà nanodispositivi sono già presenti in moltissime tecnologie, ma lo sviluppo è continuo e anche nel futuro, prossimo e non solo, ci saranno numerose altre applicazioni e invenzioni collegate proprio a queste tecnologie. E con questo è tutto. Se però volete saperne di più, approfondire o vedere ulteriori video e immagini relative alle automobili e alla nanocar race, beh, allora potete cliccare nei link che vi lascio in descrizione al video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per i prossimi video. Ciao, alla prossima!